Buonasera a tutti, siamo collegati sul mio canale Spazio Tempo Channel e nella mia rubrica Spazio Giallo. Questa sera siamo collegati con Trieste con la dottoressa Paola Calabrese. Tratteremo del caso di Pierina Paganelli. Premetto che io non ho mai trattato questo caso ed è per questo che ho chiesto supporto a Paola Calabrese, che sul suo canale Giallo e Nero, i colori del crimine, ne ha trattato già varie volte. Buonasera a tutti, siamo collegati a Trieste con la dottoressa Paola Calabrese. Ricordiamo che lei è titolare del canale Giallo e Nero, i colori del crimine. In questo ambito, questa sera, come già detto in anteprima, ci parlerà del caso di Pierina Paganelli, che io non ho mai trattato, ma ho chiesto supporto a lei. E in questo ambito lei rappresenta, come me, un'appassionata di cronaca nera. Ricordo che lei è laureata in farmacia, insegna chimica, ma in questo ambito questa sera è un'appassionata di cronaca nera. Lei tratta casi di cronaca nera anche sul suo canale, quindi parleremo del caso di Pierina Paganelli. Paola, come stai? No, bene, un po' stanca, e tanto lavoro tra scuola, canale, anche il fatto che ho terminato il concorso, quindi insomma. Auguri per le tue cose. Va bene. Auguri per le tue cose, e io ho visto un'intensificazione di lavori sul tuo canale. Proprio quest'ultimo periodo hai trattato anche molti video sul caso di Pierina Paganelli, che io non ho mai trattato, per cui io ti passo la parola, ci dirai tutte le novità, tutte le cose che magari non hai detto, magari può capitare che non hai detto nel tuo video, magari che hai saputo dopo, per cui a te il microfono. Grazie. Allora, faccio un piccolo riassunto, certo, molto veloce del caso di Pierina. Certo. Allora, succede così. Allora, parliamo di Pierina Paganelli, una donna di 87 anni, infermiera in pensione, donna tra l'altro molto altruista, attaccata anche a certi valori, anche perché testimone di Geova. Quanti anni, scusami? In realtà si tornerà molto utile nella storia. Testimone di Geova e Pierina Paganelli. Quanti anni ha questa signora, ripeti? 87. No, scusate, 78. 78. Infatti io ho sentito l'età, ti volevo correggere, chiedo scusa. Vai avanti. Grazie, sì. Allora, praticamente cosa succede? Lei ha un figlio, Giuliano. Giuliano è sposato con Manuela e vivono praticamente nello stesso pianerottolo, e nello stesso edificio, e lì vicino abita, nell'ala opposta del condominio, Duilio, il papà di Manuela. Inoltre, accanto, sempre nello stesso pianerottolo, c'è un'altra coppia, che sono Luis da Silva e sua moglie Valeria. In quel pianerottolo sono tutti i testimoni di Geova, anche Duilio. Gli unisce non essere testimoni di Geova, ma comunque buoni vicini e tutto sommato anche amici, sono Valeria e Luis da Silva. Cosa succede però? Inizialmente parte tutto bene, insomma, Pierina ha una nipotina bellissima che si chiama Giorgia, che abita con Giuliano e sua moglie Manuela. Abitano tutti insieme, collaborano, addirittura Manuela racconta che un periodo allevavano anche dei gattini molto piccoli insieme, avevano trovato questa cucciolata. Sono tutti della stessa religione e vanno all'adunanza insieme, si radunano insieme, mangiano insieme, ma poi improvvisamente succede qualcosa che cambia la vita di tutti. Pierina, la sera del 3 ottobre del 2023, torna da una riunione dei testimoni di Geova e viene accoltellata nel suo parcheggio, proprio dello stesso condominio dove abitano tutti. L'omicidio avviene intorno alle 10:16 di sera, 16 minuti. Noi questo lo sappiamo con esattezza perché c'è una telecamera lì del parcheggio che non filma, e questa è anche la sfiga a volte, secondo me quasi,
riesce a registrare i rumori che ci sono e si sente l'urlo di Pierina. E inizialmente anche dalla registrazione delle telecamere, ricordiamo, quella è una piccola telecamera di un parcheggio che prende un angolo cieco, quindi non è una telecamera ad alta risoluzione neanche nel catturare i suoni, ma è solo una piccola telecamera. Sembra che inizialmente ci sia la voce, ci sia una voce che dice ciao, forse a Pierina. A quel punto poi però iniziano le coltellate, si sentono le urla di Pierina che durano per ben 1 minuto e poi si interrompono. Cosa succede? Che Pierina, povera, cade al suolo e penso che muoia dissanguata, anche perché probabilmente è stato toccato un particolare vaso, no? Che è morta per dissanguamento. Cosa succede? Che Pierina però non verrà ritrovata la stessa sera, bensì il giorno successivo e non da un vicino qualunque, ma da Manuela, la moglie di suo figlio Giuliano. Manuela la ritroverà non immediatamente la mattina quando accompagna la figlia a scuola, bensì al ritorno. Perché al ritorno? Perché è al ritorno che lei sostanzialmente va a parcheggiare la macchina lì, perché inizialmente era parcheggiato fuori. Cosa succede? Trova il corpo e succedono delle cose strane. Lei non tocca la vittima, lo dirà ai soccorritori, e già questo è strano. In più sembra non riconoscerla e va di casa in casa dai vicini a chiedere se qualcuno ha perso un anziano, cioè come chiedere se qualcuno praticamente ha perso un gatto. La trovo una cosa strana e solo 11 minuti dopo dal ritrovamento, perché lei verrà ritrovata alle 8:09 e praticamente i soccorsi verranno chiamati alle 8:20, quindi ben 11 minuti di ritardo, che purtroppo sono cruciali quando c'è una persona che potrebbe morire da un momento all'altro, che è già morta. A volte anche una rianimazione e una trasfusione fatta nell'immediato chiaramente possono salvare la vita di una persona. Sì. Allora, poi c'è stata anche una cosa strana, cioè lei non riconosce che è sua suocera, non la riconosce. È una cosa molto strana questa, no? Certo. Riconosce che ci sono delle bottigliere a terra, dei vasi rotti, ma non riconosce la suocera, che verrà riconosciuta invece da un altro vicino che la riconosce immediatamente e che chiama lui i soccorsi, oppure dice a Manuela di allertare i soccorsi. Questo è esattamente un punto che non mi è tanto chiaro, devo dire, però comunque vengono chiamati in ritardo i soccorsi. 11 minuti. Sì. Tra l'altro, durante la chiamata, Manuela specifica il fatto che si tratta di una donna che ha subito un'aggressione intima, perché dice ha l'intimo tagliato, ha la gonna alzata, dice è nuda sotto, e quindi è come voler sottolineare che c'è stata come un'aggressione sessuale. Quando però gli inquirenti arrivano sul posto insieme ai soccorritori, si accorgono che questa aggressione intima è stata un po' simulata, no? Che la scena del crimine era stata già manomessa prima. E quindi nutrono dei forti sospetti. Inoltre il fatto che lei avesse 29 coltellate fa pensare che non sia stato un ladro che passava di lì, intanto per il numero di coltellate e poi perché effettivamente all'atto pratico non è stato rubato niente. Anche per quello non è stato preso niente. Quindi diciamo che la scena del crimine si presenterebbe come un'aggressione sessuale, un atto di violenza sessuale, però c'è da dire che sembra proprio che sia una messa in posa. In criminologia si dice così, che la scena del Sì. crimine è stata manipolata e la vittima è stata una messa in posa. Allora io mi chiedo, molto probabilmente si è cercato di depistare.
sicuramente c'è stata un'azione di depistaggio delle indagini, che però è stata fatta in modo quantomeno maldestro, perché comunque in un primo momento subito hanno capito gli organi inquirenti che si trattasse di qualche manipolazione, quindi evidentemente c'era qualcosa che non quadrava, anche perché mi sembra che anche i capelli erano stati sistemati in una certa maniera, se non erro. Sono stati, secondo quanto ho sentito, letteralmente pettinati all'indietro. Esatto, tanto è vero che era una pettinatura non usuale che la vittima usava fare, ed è per questo che Manuela dice di non averla subito riconosciuto, però c'è da dire che lei subito chiama i vicini e non chiama la polizia. Questo è un primo dato che può, diciamo così, far pensare. Andiamo avanti con la storia di come si prosegue con l'indagine, quale persona viene attenzionata, quale persone vengono attenzionate, come si difendono, come parlano loro di questa storia? Allora, diciamo che l'attenzione da parte degli inquirenti va subito sulla sfera familiare, e chiaramente la prima cosa che si va a constatare sono gli alibi di tutti, soprattutto delle persone che abitavano fisicamente in quel pianerottolo. Prima cosa importantissima da dire: la prima persona che viene scartata è Giuliano, perché Giuliano quella sera non si trova in casa, come non si trova da un bel po', perché Giuliano è in ospedale a causa di uno strano incidente avvenuto praticamente il 7 maggio dello stesso anno, cioè il 7 maggio 2023. Sì. Quell'incidente, diciamo, viene classificato inizialmente come un incidente stradale dovuto a un pirata della strada mentre lui era in bicicletta. Il problema è che anche là questo incidente è stato molto strano, perché assomiglia più a un'aggressione dovuta a una botta in testa. Certo. Peraltro, diciamo, la bicicletta era illesa, tutto il resto del corpo era illeso, quello che però risultava molto compromesso sicuramente era la testa, che aveva subito un forte colpo, un forte danno, al punto che lui ha avuto un'emorragia cerebrale ed è finito in coma. Poi si è risvegliato e, come ovvio che sia, non si ricorderà assolutamente niente della cosa, ha avuto un'amnesia, lui non ricorda niente dell'incidente. Quindi sicuramente è stato usato un'arma, un attrezzo improprio per procurare queste ferite? Non è un impatto da marciapiede, diciamo? Secondo me sì, secondo me sì. Anche gli inquirenti dopo hanno cercato sicuramente un collegamento tra l'incidente di Giuliano, che tra l'altro sarebbe dovuto tornare a casa poco dopo, e tra l'altro diciamo sì, secondo me è anche la vera vittima di tutta questa situazione, perché poi peraltro si scoprono molte cose, perché con la morte di Pierina in realtà si solleva un grossissimo vaso di Pandora. Il primo fatto, e questo è risaputo, che Manuela ha avuto una relazione extraconiugale con Luis da Silva, il vicino di casa, sposato con Valeria, tra l'altro vicina ma anche amica di Manuela. Certo. E quindi questo, almeno in teoria, quindi senza voler accusare nessuno, potrebbe costituire un movente. Oltretutto c'è un altro motivo: Manuela fa parte dei testimoni di Geova, e Pierina, avendo capito quantomeno che probabilmente Manuela frequentava un'altra persona fuori dal matrimonio, e sapendo appunto che c'era crisi tra Giuliano e Manuela, tanto che lei dormiva sul divano, voleva scomunicarla dai testimoni di Geova. Si parla con la congregazione degli anziani, sostanzialmente gli anziani si riuniscono, servono almeno 2 o 3 testimoni, di cui Pierina era la testimone, e tra l'altro Pierina aveva anche un ruolo rilevante all'interno dei testimoni di Geova. Non so esattamente che ruolo, perché io sono stata con i testimoni di Geova, nel senso che ho studiato con loro senza essere un'associata, però
Mi ricordo che ci sono vari gradi, però diciamo è passato un po' di tempo, quindi quali siano questi gradi effettivamente non me li ricordo, ecco, quindi c'è da dire questo. Ci sono gli anziani e praticamente Sì. si tratta di dissociazione più che altro che discomunica e cose del Sì, genere. esatto, quindi lei sarebbe stata anche disassociata, quindi Disassociata, dai testimoni di esatto. Geova. Esatto, questo porta a delle conseguenze gravissime sul piano sociale, perché i testimoni di Geova, anche io ci sono un po' informato su questa storia, sono molto rigidi, nel senso che se tu vieni allontanato in modo definitivo, perdi completamente l'amicizia, il saluto, la considerazione, la stima e la fiducia di tutti i confacenti parte della congrega, diciamo così. Chiamano fratelli spirituali di tutti i tuoi fratelli spirituali. Oltretutto, c'è diciamo che Addirittura ho la saputo che congregazione ti cristiana di ritengono Geova. morta. Ti ritengono morta come persona. Se tu vieni allontanata, tu come se fossi morta per loro. Allora, voglio solo sottolineare questa cosa dei testimoni di Geova. Chiaramente c'è reato e reato, diciamo, no? C'è violazione e violazione, perché se per esempio sei una ragazzina di 15 anni e ti beccano a fumare. Ok, vieni scomunicato per un po' e dopo devi dimostrare di essere degno di fiducia di nuovo, okay? Ma non è che succede niente di così grave. Chiaramente qua si parla di un tradimento, che è una cosa molto grave considerata all'interno dei testimoni di Geova, perché nel momento in cui tu ti sposi con tuo marito, diciamo, le vostre metà si uniscono e diventate una sola carne, uno stesso sangue, eccetera, eccetera, insomma. Certo, il Quindi matrimonio c'è. è indissolubile, è come lo è nella Sì, Chiesa. è proprio un valore sacro. Oltretutto è molto importante anche, cioè, diciamo, i rapporti intimi solo all'interno del matrimonio. E oltretutto i rapporti intimi con altre persone mentre sei sposata, penso che sia una cosa gravissima. Poi oltretutto i fratelli dei testimoni di Geova, diciamo, sono molto collaborativi, quindi in realtà non vuol dire solo perdere degli amici o una vita sociale, ma più degli aiuti effettivi, perché se un fratello è in difficoltà, loro cosa fanno? Lo aiutano in tutti i modi, se non a casa gli danno ospitalità, se ci sono dei problemi, si dimostrano disponibili per parlare. E se ci sono problemi economici, ti aiutano anche economicamente. Se hai bisogno di un supporto, una spalla, un aiuto pratico, stai male e hai bisogno di un aiuto appunto con un marito che sta male, i testimoni di Geova si fanno sempre in quattro per aiutarti, Sì, ma questo è finché vero. fai parte giustamente della congregazione. E finché rispetti determinati principi. E probabilmente diciamo che Manuela potrebbe averne avuto molto bisogno, anche perché Giuliano, insomma, c'era Giuliano in ospedale, ecco. Faccio notare che gli stessi parenti ti escludono dalla propria vita, non solo gli associati, ma anche gli stessi parenti che Esatto. fanno parte E c'è anche il eventualmente. problema che Giorgia, la figlia, faceva parte dei testimoni di Geova, era Esatto. la figlia Quindi biologica di Giuliano, che ho rischiava chiesto al GPO, ho tanto. detto, ma è la figlia biologica di Giuliano? Sì, e questo è un fattore molto importante perché Giuliano in qualche modo e Pierina potevano tenere Manuela lontano dalla figlia, questo poteva essere non visto bene, non dal punto di vista legale chiaramente, però far sì che comunque la figlia venisse influenzata a tal punto, ok, che avesse un rapporto molto distaccato con la mamma. Probabilmente Certo. questo Manuela non lo voleva, insomma, è sempre una figlia che ha la priorità. Sicuramente no. Però c'era anche questo. Cosa? Sicuramente no, sul piano affettivo e sul piano sentimentale rischiava tantissimo Manuela Bianchi, rischiava tutta Secondo me sì. una serie di fattori importantissimi nella vita quotidiana. Ecco, questa l'avrà messo su un livello di alto sospetto per gli inquirenti, credo. Sì, allora sottolineiamo che questo non rende una persona colpevole, ci possono avere tanti moventi, ma posso non essere io colpevole di questo. Cioè, ci sono tante persone che magari mi hanno fatto arrabbiare nella vita, insomma, però non è che questo significa che alla fine io cometta un omicidio, ecco. Certamente. In più sottolineo che pare per come è stata svolta la scena del crimine.
per il modo in cui è stata povera uccisa e si adopera praticamente di un uomo. Di un uomo, Tanto si sicuramente. punta anche, cosa? Sicuramente un uomo, perché i colpi sono di una violenza importante, notevole, una mano forte, sicura, ma soprattutto anche sul lato, diciamo, dell'azione che si è svolta. Quindi un'azione violentissima, per cui non è molto tipico di una figura femminile. No, infatti è più tipico di una figura femminile, diciamo l'avvelenamento, ecco, se Esatto, proprio è più oppure tipico. tagli, oppure graffi, oppure diciamo una litigata più che altro non così violenta a livello di pugnalate. Diciamo che sì, le donne poi usano altri metodi, però ci può anche stare, strangolamento magari, ci vuole comunque un attento esame per valutare questo. Il 16 luglio poi succede qualcosa. Allora, viene catturato e portato in carcere Luis da Silva. Luis da Silva, ricordiamo che è di origine africana, ok? Tra l'altro ha anche una famiglia in Africa, in cui ha anche dei figli, e lui viene portato in carcere. Viene molto sospettato, diciamo, della cosa e in teoria ci dovrebbe restare fino al processo. Allora, purtroppo ci sono molti elementi che incastrano Luis da Silva. Innanzitutto il movente, ok? E in più non aveva assolutamente un alibi solido. Lui quella sera era in casa con sua moglie Valeria. Valeria però, da quello che ho capito, a un certo punto è andata a dormire, lasciando in teoria Luis sul divano in un orario che potrebbe essere compatibile con l'ora dell'omicidio, tra l'altro. Quindi diciamo che lui un alibi sicuro non lo ha. No, no, Ovviamente lui è stato prima e tra indagato l'altro. e poi hanno fatto varie analisi sulle sue scarpe, sui suoi vestiti, però mi sembra che all'appello all'inizio mancasse una maglietta, mi sbaglio? Una maglietta. Allora sì, mancava una maglietta, sì. Tu sai se l'hanno trovata, se l'hanno analizzata? No, da quello che so, no, meglio, non è stata una cosa così rilevante rispetto a quello che ho sentito, ecco. Dopodiché è scattata diciamo, la custodia cautelare, che Sì. ovviamente perché si attiva questo strumento? Perché o c'è il rischio di Allora. fuga, o c'è il rischio di inquinamento delle prove, oppure c'è il rischio di reiterazione del reato. Giusto? Certo. Allora, diciamo che anche lui sta, quindi lui ha un movente, ce l'ha anche lui. Tra l'altro, non ha un alibi solido, già queste sono due cose che possono portare attenzione da parte degli inquirenti. Oltretutto, praticamente ci sono delle cose che possono in qualche modo, diciamo che ci sono molte persone che sospettano che sia lui. Primi sono stati sicuramente Emanuela e suo fratello Loris. Che Sì. tra l'altro sottolineiamo che quella sera, proprio del 3 ottobre, Loris era in casa con Manuela. Lui però non abita a Rimini con loro in via del Ciclamino, ma sta a Riccione, però era andato a trovare la sorella, che Come faceva tra l'altro era spesso. in casa. Come faceva spesso. Allora, io so che lo faceva, ma non così spesso, ecco, però so che lo faceva e quella sera erano lì. Ecco, tra l'altro l'ho visto anche Giorgia, la figlia di Certo. E praticamente poi Manuela. esiste anche una foto, la famosa foto di Loris steso a terra, un po' sudaticcio, che praticamente l'orario, diciamo, si presterebbe per un alibi. Ma io volevo sapere, oltre all'alibi traballante, quali sono le altre caratteristiche che incutono sospetto verso Luis? Allora, adesso le dico, innanzitutto il fatto che la gente ha puntato il dito su di lui, le persone della sfera familiare, e poi praticamente c'è anche sono vari elementi. Lui, quando è stato praticamente, gli hanno fatto delle domande, è stato interrogato, zoppicava, non stava bene. Lui ha detto di aver avuto quindi il giorno prima un incidente praticamente con il motorino. Questo però agli inquirenti non ha convinto molto, perché potevano essere due le cose. Ora una situazione un po' per impietosire
e far pensare, ok, non può essere lui il colpevole perché il 3 si era fatto male, oppure magari potevano essere stati i colpi di Pierina per difendersi, magari un calcio, sì, un calcio oppure un pugno, qualche veramente colpo da difesa poteva essere, quindi anche questo non aveva convinto. In più c'è un altro aspetto, c'è la telecamera della farmacia che lo inquadrano, o meglio, inquadrano un uomo che corrisponde alle fattezze di Lewis in quanto scuro e di sesso maschile, potrebbe essere lui, ma non si è esattamente sicuri, quindi le telecamere di quella farmacia vanno analizzate per bene, ma veramente per bene, per essere sicuri. Però diciamo che sono molti, tutti questi elementi messi insieme. Magari da soli non significano granché, ma messi insieme possono portare a una probabile colpevolezza di Loris e che il sospettato numero uno fa pensare, no scusate, Luis fa pensare che il sospettato numero uno sia Luis. Ecco. Certo. Che adesso è ancora in carcere, giusto? Sì, però visto le ultime novità degli ultimi giorni, potrebbe esserci una svolta o comunque una scarcerazione. Certo, io sono convinto che le prove contro Luis non sono poi così solide e così determinanti. Infatti, credo che questa storia andrebbe rivista. Secondo me è stato l'ottimo capro espiatorio di questa storia, perché Luis non conosce tanto bene l'italiano, non ha nessuno dalla sua parte se non Valeria, che posso dire, posso fare tanti complimenti a Valeria perché nonostante tutto diciamo lotta per la giustizia, nel senso che non si vendica nei confronti per via del tradimento, quindi non gli dà contro, ma cerca di essere comunque buona e giusta. E di essere onesta, perché lei quando dice che non è Luis, secondo me ne è convinta, cioè è sincera, non mi sembra affatto una donna che mente. Secondo me, una donna che vuole vendetta, magari a modo suo fa quasi di tutto, no? Per incastrare il marito, dire sì, è lui, è stato lui, magari per semplice rabbia. Invece, ho visto proprio, posso dire, l'onestà di questa donna. Che io stimo, cioè Valeria, se ascolti il video, tanta stima nei tuoi confronti, anche per la forza, per come stai reagendo, cioè, non so se seguire il video, ma Bisogna anche dire che veramente è il una fatto. donna che ha dei valori, no? Che sono rari ad oggigiorno, devo dire. Bisogna anche dire che il famoso vaso di Pandora che è stato scoperto dopo l'omicidio, in effetti era un po' il segreto di Pulcinella, perché io ho letto, ho sentito in varie trasmissioni che tutti sapevano di questa storia. Addirittura anche Valeria Bertolucci, chiedo scusa, Valeria Bertolucci sospettava di una tresca con Manuela, da parte del Sì, lo marito. so, lei l'ha detto anche a Domenica Inn da Mara Venier, che gli ha chiesto Esatto, ma appunto come aveva capito. anche il vicinato era un po' il segreto di Pulcinella, per cui diciamo che la storia era a conoscenza di tutti, della relazione. Secondo me anche durante i giorni dopo è proseguita un po' questa storia, non è finita del tutto. Ovviamente hanno fatto la cosa con molta cautela perché comunque erano attenzionati. Adesso credo che si sia perlomeno interrotta. In ogni caso, sappiamo bene che Manuela adesso si è separata di fatto dal marito, Giuliano, Giuliano Saponi. Per cui diciamo che sono separati di fatto, poi vedranno come proseguire. Però attualmente ci sono state anche delle scritte oltraggiose, anche dei messaggi, dei biglietti che sono saltati fuori. Sono state varie azioni contro questa donna, che farebbero veramente sospettare di qualcuno. Io credo che comunque questa storia si è svolta verso persone in prossimità, cioè Ma non può essere quello una persona sicuramente. estranea al condominio, non può essere una persona estranea al condominio. E a mio avviso anche stiamo parlando di un gruppo noto, cioè secondo me bisogna fare lì le indagini nella famiglia, quindi la polizia si è indirizzata bene, no? Non riesco a fare una critica in questa indagine, è molto lunga la situazione, è molto laboriosa, però
si stanno muovendo abbastanza bene, però io sono convinto. A me è sembrato un po' il caso, cioè neanche Beautiful arriva ad essere così veramente. Ma per te le indagini come si sono svolte e come si stanno svolgendo? No, io penso molto bene e spero e penso che ci sia presto una svolta, e tra l'altro appunto ci sono state delle novità che io ho anche annunciato sul mio canale 2 giorni fa. E sì, è stato fuori un super testimone, lo chiamo io, non per quanto riguarda l'omicidio di Pierina, ma per quanto riguarda il famoso incidente a Giuliano. Allora, secondo te, prima domanda per te, allora rispondimi proprio in modo veloce e secco, senza, dimmi la tua, per te c'è una connessione con il tentato o l'aggressione con Giuliano Saponi? È molto probabile, sì, per me sì. Io credo al 100% di sì. E io credo che la stessa persona che ha aggredito Giuliano ha poi ammazzato anche la povera Pierina. E adesso facciamo un'analisi del profile di questo assassino, perché io sono rimasto molto colpito dal fatto che gli inquirenti sospettano anche di Luis per il suo passato militare. Tu l'hai sentita questa cosa? Sì, ho sentito. Lui è stato un militare, lui ha svolto varie missioni nel suo paese, è stato anche catturato, tenuto in ostaggio, ha subito delle torture, e è capitato che si è dovuto difendere, insomma quello che succede, sappiamo benissimo queste situazioni, quindi è una persona addestrata, però ecco, è qui che viene secondo me il conflitto col profile dell'assassino, perché un assassino così esperto, così deciso, così addestrato non fa un omicidio con 29 coltellate. Per l'addestramento e la preparazione che ha quest'uomo ne bastava 2 di colpi per ammazzarlo. Allora, diciamo che lì secondo me queste 29 coltellate sono un overkilling, no? Esatto. Qua c'è proprio una rabbia nei confronti, ecco, della signora. Ecco. Sono una rabbia cieca, una furia cieca. Quindi a mio avviso, a volte, anche se sei la persona più allenata e preparata, probabilmente lo scopo a un certo punto è proprio quello di sfogare la tua rabbia con quello che tu ritieni l'oggetto della tua frustrazione. E a mio avviso questo in Luis non c'era proprio questo odio così profondo, ma ci potrebbe essere. Allora, devo dire la verità che non so se è stato Luis, però a me ha dato l'impressione dalle interviste, che assolutamente non sono indicative, però mi sono una persona calma, pacata, ho apprezzato che di base non abbia puntato il dito contro nessuno. Poi in realtà mi sembra una persona molto in difesa, devo essere sincera. Luis, allora lui il movente potrebbe averlo, però io non ci vedo un coinvolgimento di sentimenti così avversi verso Pierina, no. Perché avrebbe risolto il tutto, t'ho detto, con un colpo, massimo 2 colpi, e poi il militare addestrato come lui colpisce e abbandona subito il luogo, perché non deve lasciare. Oltretutto credo che anche questa simulazione dell'aggressione sessuale, i capelli pettinati all'indietro, cioè indicano un po' del fatto che c'è, come dire, un modo maldestro di fare le cose. Esatto. Ecco. E soprattutto credo che sia una persona molto vicino a Manuela, io credo, è una mia ipotesi, e che abbia agito per proteggere Manuela. In ogni caso è un uomo anche molto forte a livello fisico, e soprattutto il maneggiamento, la posa in scena, la messa in scena del luogo del delitto, della scena del crimine, è stata fatta da più persone, almeno 2 a mio avviso. Allora, si parlava di 2 killer, ma io direi più che altro di un killer e di un complice. E di un complice che ha aiutato a mettere in scena una determinata cosa, che sappiamo bene voleva essere una violenza sessuale. Ovviamente sono ipotesi, ovviamente noi facciamo ipotesi, stiamo tentando anche di tracciare un profiling dell'assassino. Io credo che non combaci con
la personalità di Luis, ma credo che sia una persona molto aggressiva. Ma soprattutto io credo che faccia parte della congrega. Della congrega, cioè che sia un appartenente ai testimoni di Geova, ma senza fare nomi e senza fare nulla, credo che comunque l'assassino sia un facente parte di quella realtà, perché c'è proprio il coinvolgimento, proprio la rabbia di una persona che sa che Sicuramente se faceva parte dei testimoni di Geova sicuramente non aveva il cuore comunque restare in quella congregazione, perché dei testimoni di Geova si possono dire tante cose, e secondo me nel corso degli anni se ne sono dette anche di cattive nei confronti dei testimoni di Geova, ok? Ma sicuramente sono persone veramente pure di cuore, nel senso ci provano e rispettano i principi fino in fondo, cioè questa è veramente una delle poche ho visto religione, magari in modo un po' rigido, ma che veramente cerca di fare questo. Però in ogni caso Manuela rischiava grosso, l'abbiamo detto, e magari qualcuno che era molto legato a Manuela ha cercato di porre rimedio a una situazione veramente grave. Queste sono pure ipotesi, e ovviamente io credo che da lì non ne usciamo, cioè chi ha commesso questo omicidio era lì vicino, era di prossimità, su questo ormai credo che sia chiaro, non sappiamo chi, non sappiamo come, però è lì, non ci scappa. Secondo te potrebbe venire da fuori? Secondo me è molto probabile. Poi purtroppo c'è stato anche quel caso di Sharon Barzeni, sinceramente, che ha lasciato, posso dire, allibita perché non c'era movente, cioè per il motivo futile, sciocco, per cui lei è stata ammazzata. Poi veramente qua purtroppo bisogna sempre mettere le mani avanti e dire ok, certo, non si sa perché, è probabile ma non è sicuro. Però ammazzata su una pubblica via. Sharon ammazzata su una pubblica via, io sono del parere, io penso sempre e forse probabilmente mi sbaglio, mi resterà sempre mi crea sempre stupore questa cosa, cioè ammazzare una persona vuol dire che deve avere una motivazione forte per farlo, certo, movente, e per ammazzare quella persona, cioè secondo me deve esserci un movente più forte, o meglio, non c'è mai una giustificazione per ammazzare una persona, ok? Ma quando vedi che tutto questo viene fatto letteralmente per tutti i motivi, posso dire una cosa che mi lascia le vita, questa cosa qua, veramente, proprio non riesco a capire. Ma poi devi dire che chi ha agito conosceva bene quel condominio. Sicuramente conosceva anche, posso dirti che conosceva bene anche secondo me gli spostamenti di Pierina, ma io devo essere sincera, l'ho pensato anche di Sharon, pensavo che fosse qualcuno assodato per ucciderla in primo momento, ho pensato, giuro, e che avesse calcolato tutto il percorso, no, invece no, era un delinquente qualsiasi, sì. Con dei problemi psichici importanti, ma che comunque l'ha vista passare lì e boom, ha fatto quello che ha fatto. Certo, 4 coltellate contro 29 per me sicuramente questa la dice lunga sulla tipologia di omicidio. 29 cioè, coltellate, c'è un coinvolgimento emotivo, non ci sono altre risposte. Sì. Quindi la persona la conosceva da tanto tempo, era coinvolta in conflitti importanti, era una persona che conosceva le sue abitudini, era una persona che sapeva che quella sera doveva rientrare, era una persona che ha pianificato tutto, era una persona che l'ha attesa nel garage. È una cosa che sì, diciamo che è una cosa probabile, ripeto, ma non sicura, ma comunque io se fossi un inquirente e quindi facciamo una premessa che ci mancano tanti dati, sicuramente mi sarei concentrata anche sulla sfera familiare, ma subito l'hanno fatto inquirenti, che secondo me stanno lavorando anche molto bene,
Sì, sono stato un'influenza, è stata la prima cosa. Tu mi confermi, mi puoi dare una conferma? Quella sera, praticamente Manuela, il fratello Loris, la nipote, stavano seguendo in diretta, diciamo, il collegamento con i testimoni di Geova? Ma Sì, confermo, confermo fino alla e fine? confermo anche che non lo facevano da tanto Ma tempo, fino perché alla sono fine? quello Sono che ha stati dall'inizio lavorato. alla fine a seguirla? O hanno interrotto? Io penso che abbiamo seguito fino alla fine. Io se c'è stata un'interruzione effettiva non lo so, però Quindi probabilmente forse hanno interrotto quando è finita. loro avevano prontezza anche di monitorare quando sarebbe finita, quando sarebbe. Allora, io la metto così, ok? Le penso tutte. Può essere anche che proprio quella sera o che sera di cui non conosciamo, Manuela e il fratello, diciamo, volevano proprio ritornare nella congregazione dei testimoni di Geova e quindi far vedere che si comportavano bene e quindi magari, sapendo che comunque non sarebbero stati salutati e anche per cercare di mitigare il rapporto con Pierina quella sera gli abbia chiesto almeno seguite in streaming, cioè fatemi vedere che ci siete, perché si vedono le persone che sono in streaming, che ti guardano, Sì, si vedono le persone che sono collegate, almeno ci sono i certo. nomi, gli elenchi, e quindi forse Manuela voleva fare un bel gesto nei confronti della suocera, o forse non uscire dalla congregazione dei testimoni di Geova, aveva paura di uscire. E quindi voleva assistere alla congregazione, alla riunione dei testimoni di Geova e poi, diciamo, poi è successo quello che è successo, cioè magari l'intenzione non era negativa, non era cattiva. Ecco, dall'altra parte invece si può pensare che insomma i motivi erano altri, però guardiamoli tutti, cioè io non sto puntando il dito su No, nessuno, le neanche faccio io. solo delle Sono ipotesi ipotesi. molto, molto, molto Sono ipotesi. Noi generiche. stiamo tracciando la figura del probabile assassino, senza fare nomi. Sto dicendo che secondo me è una persona che conosceva bene Pierina, sto dicendo che secondo me faceva parte di quella religione, ma ce ne sono tante, e poteva sicuramente abitare lì perché l'assassino conosceva bene la struttura del condominio di Via Ciclamino a Rimini e c'è un minimo di pianificazione, dai, non lo possiamo negare questo, c'è un minimo di pianificazione in questo delitto, non è nato così al momento, ecco, quindi poi. Allora, quello che a me, allora, sicuramente anche il fatto, se fosse stato un killer d'impeto, voleva rubare qualcosa, innanzitutto l'avrebbe fisicamente preso qualcosa, ma poi non, se ne sarebbe andato via, non sarebbe stato lì a mettere Pierina con i capelli Ma so, indietro, a no, simulare no, un'aggressione no, intima che quello non colpisci c'è e fuggi, stata. come ha fatto con il delitto di Sharon. Tu l'hai menzionato poco tempo fa, il famoso delitto di Certo, Sharon. secondo me è un Quattro ottimo, sembra un coltellate e ottimo via. parallelismo i due casi. Quattro coltellate e via, senza attacchi e fuggi, questo è il metodo e Sì, poi non bisogna lasciare infatti. tracce. Come stiamo a tracce in questo delitto? Come stiamo col DNA? Hanno trovato qualcosa sulla scena del Allora, crimine? hanno trovato due DNA che sicuramente non appartengono a Luis, ma che appartengono a uno sconosciuto. Tra l'altro, due DNA diversi. Però spiega, vuole che magari potrebbero anche appartenere ai soccorritori. Certo, ma non. Allora, ma qualcuno mi ha scritto sotto i video, ma loro hanno i guanti quando lavorano. Sì, ok, ma io ho visto un po' cosa succede in questi casi. Ci sono i guanti, assolutamente, ma quando tu devi squadrare una persona, cambi il guanto, non sai dove l'hai messo, l'hai appoggiato un attimo sulla vittima e non riesce, devi fare questo, devi fare quell'altro e allora certe volte sfugge di toccarlo almeno leggermente, può succedere. Certo. Poi un'altra cosa, faccio un esempio, tirano fuori lo stetoscopio, no? Per sentire il battito. Lo stetoscopio deve essere appoggiato inevitabilmente su Pierina, anche se loro hanno i guanti, con lo stetoscopio comunque le impronte digitali dei soccorritori. Che, diciamo, no, lo stetoscopio non ha sempre, cioè viene chiaramente sterilizzato, pulito e tutto quanto, però a volte certe impronte digitali non le riesci a togliere. Restano quelle dei soccorritori, quindi anche qua bisogna vedere
questi due DNA di chi appartengono, io tantissime, tantissime, Ma poi hanno sono tutte confrontato differenti. anche con gli altri DNA o solo con Luis? Ma allora, per il momento solo con Luis lo hanno escluso sostanzialmente, Ma adesso con gli stanno altri facendo no? comunque anche i confronti con gli altri, no? Ma con gli altri l'hanno confrontato? E io penso che stanno facendo, non ho sentito notizie in cui hanno fatto, sono Ok. riuscite a risalire a chi appartiene all'IRPEF. Un'altra cosa La che mi prima ha. roba che farei io è tutte le persone coinvolte, la seconda cosa anche i soccorritori di quella volta lì, proprio per Certo. escludere, insomma. Tanto i nomi ci sono, loro lo sanno chi è intervenuto sulla scena del crimine. Però a me mi ha colpito Esatto. molto anche che a un certo punto Ezio Denti, un consulente che all'inizio aveva preso, diciamo, era stato ingaggiato per questa cosa, poi a un certo punto ha abbandonato così di soppiatto la consulenza. Questo mi ha fatto ragionare molto, nel senso che chissà perché, magari ha visto qualcosa che non andava e non se l'è sentita. Chissà perché. Poi c'è da dire che questa storia comunque è molto mediatica, quindi sicuramente sapremo qualcosa a breve. Se ne parla quasi Ma tutti i guarda, giorni. io aspetto il paziente quarto grado, e tra l'altro l'ho detto nel video che sto per pubblicare adesso praticamente, che sta facendo la renderizzazione, praticamente è pronto, lo metterò su subito dopo la nostra intervista, e quindi in cui dico altre cose, insomma, Cioè, anche. fammi capire, stai scrivendo un libro? No, Ah, sto scrivendo capito un video, male, ma perdonami, ho allora. capito male. Su Pierina, no, non scriverei niente, non mi permetterei, e in realtà io non ero sicura di occuparmi dei casi, perché così racconto anche in retroscena a chi mi segue, non tutti i casi, io seguo molti casi, no? Mi informo, studio, mi chiedo il perché, ma non sempre ne parlo, c'è, diciamo, molto lavoro dietro le quinte, perché alcuni casi magari a volte mi lasciano basita, mi lasciano anche un dolore, quindi magari non riesci proprio a raccontarli, non è sempre così facile. E poi perché a volte dei casi sono troppo delicati e sono troppo complicati a volte e hanno delle questioni magari molto molto sensibili come il discorso della religione, proprio perché come dicevo i testimoni di Geova, devo dire la verità, congregazione squisita con cui ho avuto a che fare. Devo dire, sono stata trattata non con i guanti di più, questo è da sottolineare, e facevo fatica a trattare del caso perché avevo paura, sinceramente, di mettere in cattiva luce, questa categoria che No, comunque no, no, nel no. suo rispetta i Allora, valori educativi Paola, può essere la proprio del tutto. categoria migliore del mondo, però sappiamo che in ogni gruppo c'è qualcuno poi che può sbagliare, no? Infatti, Ah, certo, c'è qualcuno che loro sbaglia sono pronti. costantemente. Loro sono pronti, bisogna dirlo questo, i testimoni di Geova sono persone che i loro, diciamo, anziani sono pronti ad escludere le persone che non vanno bene, a sospenderli, a richiamarli oppure a allontanarli in modo definitivo. Quindi la congregazione, come vogliamo chiamarla, l'ordine religioso Qualcuno funziona fin troppo bene, ha pure le persone di Geova. sono decisi, rigidi e quindi loro lavorano in questo modo. Ovviamente in ogni gruppo c'è qualche persona che non funziona e loro prendono provvedimenti, quindi questa è una cosa che noi diciamo e siamo pronti a dire. Quindi credo che comunque da quello che ho capito io, Paola, non so tu, però io credo che gli inquirenti adesso si stanno indirizzando verso una persona precisa. Io credo che hanno Grazie. individuato il famoso anello mancante e io devo dire che anche io sono convinto che, io te lo dico sinceramente, io sono convinto che Luis non c'entra in modo così coinvolto, non ha un ruolo, Ok, diciamo che non ha se lui un non è il perno della ruolo, situazione, non è il nocciolo, non è il colpevole numero no, uno. il suo profilo non mi sembra che coincida con questo assassino, e in più credo che il suo alibi, sì, è vero, non funziona, però bisogna dire anche una cosa, non possiamo neanche dire che ci sono prove schiaccianti verso quest'uomo.
Io. Ma no, poi tra l'altro Valeria ha detto, cioè, è una persona giustamente non può essere colpevole perché si passa la serata a casa. È normale, Esatto. secondo me ha ragione, a dire che tante volte succede che uno dei due coniugi va a dormire nel letto e l'altro si addormenta sul divano, continua a guardare Certo. la TV. Voglio dire, quante volte è successo a Certo. me, o ai miei genitori quando ero piccola? Certo. No, no, Quante succede. volte? Ma poi anche la stessa Valeria, dobbiamo dire un particolare giuridico, cioè anche se avesse inventato un alibi, ma questa è una ipotesi molto molto remota, non potrebbe essere diciamo perseguita perché la moglie, questo bisogna dirlo, cioè molti dicono e sta rischiando anche lei. Valeria diciamo ha la possibilità anche di coprire il suo marito, perché comunque essendo un parente non è imputabile. Cioè se io No, io devo dire una cosa, io apprezzo la grande onestà di Valeria, la grande forza di questa donna, nella vera dei principi, posso dire? A me Valeria piace e se posso dire sono dalla sua parte. Se mi senti, Ma tu credi Valeria, sono dalla tua nell'alibi? Tu parte. credi nell'alibi? Io penso che lei sia stata assolutamente onesta, ma non so come dire, Anche lei ha io. detto giustamente, era a casa col marito, no, non hanno detto. Se abbiamo fatto una festa, abbiamo parlato al telefono, cioè non so come dire, è stata Anche io. onesta, puntuale e non ha cercato di coprire il marito, ha detto la verità, io sono andata a letto e lui è rimasto a guardare la TV, Anche io credo, sì, cioè però ha detto una quello. felice verità, non è che si è inventata, ne so, foto No, 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 no. strane, messaggi strani, telefonate strane, No, no, no. amiche strane che sono Però spuntate, diciamo che insomma, l'alibi che ti fornisce un parente ha meno peso di quello che ti può fornire un estraneo, capisci dove volevo arrivare io? Sì, È lì che volevo certo. arrivare. La nostra, diciamo, giurisprudenza, dà meno peso a un No, io volevo alibi. invece Dà meno peso. arrivare in aggiunta a quello che hai detto tu, solo per rafforzare quello che hai detto tu, che non, anche se non è un alibi solido, quello che lei ha detto non è costruito. Se fosse stato costruito, mi avrebbe insospettito, ti dico la verità. Sì. Per me ci può stare, ma comunque non ci sono prove contro quest'uomo decisive. Per me dura molto poco questa detenzione, perché prima o poi dovranno tirarlo o dentro definitivamente oppure lo dovranno scagionare in qualche modo. Ma Sì, secondo me a sì, breve sapremo delle novità, a mio avviso. sì. Sì, Delle novità perché anch'io. le prove, secondo me, già ce l'hanno, devono solo confermarle, e per cui sicuramente tu farai un altro video sul tuo canale. Io invito tutti gli spettatori a seguire Paola Calabrese, di iscriversi al mio canale Spazio Tempo Channel e di iscriversi al canale di Paola Calabrese, giallo e nero i colori del crimine, perché ultimamente si sta veramente impegnando in questo caso, ma anche in altri casi, per cui non costa niente, i nostri canali sono gratuiti, basta registrarsi Sì, e se assolutamente. volete attivate pure la campanella, così sarete informati sempre dei nostri lavori e poi sicuramente Tra l'altro adesso sarà anche il caso di Halloween, spero che prima a seguirmi sarai tu, ci sarà la storia paranormale. A me piace questa materia perché comunque è affascinante. Io ho un canale poi multitematico. All'interno del mio canale c'è Spazio Giallo che tratta di cronaca nera. Ma vedo che anche tu comunque vai a spaziare anche su altri argomenti, su altri racconti misteriosi che possono sempre affascinare. Guarda Paola, noi per il momento credo di aver detto tutto, ma se tu vuoi aggiungere qualcos'altro su questa storia, No, dopodiché per il credo. momento no, restiamo comunque in attesa di novità, ci aggiorniamo, cioè restiamo tutti un po' tesi, siamo tutti che in attesa veramente di novità perché sembra veramente una questione di attimi e abbiamo tutte le dita incrociate che tutto vada per il meglio, so che diciamo abbiamo anche con gli utenti così siamo tutti che aspettiamo, ecco.
Certo. Quindi per adesso possiamo finire qua questo collegamento. Noi salutiamo tutti gli spettatori, ringraziamo di averci seguito e vi invitiamo di nuovo alla prossima puntata che magari faremo insieme a Paola. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!